Buongiorno a tutti, lo so che avrei dovuto mettere il tutorial, caricare il tutorial del Flower Power, però ho avuto in questi giorni dei problemi con la web, però visto che adesso è tutto a posto vi assicuro questa volta che lo metterò e devo sistemare solo l'ultima parte del video e intanto faccio questo video per mostrarvi le mie nuove creazioni. Nuove creazioni, diciamo delle creazioni in corso. Allora, nel video precedente vi avevo mostrato un portaccendino che mi piaceva. Ho deciso così di farne un altro. Eccolo qui, a me piace molto. Siccome è un portaccendino portachiave, per chi perde gli accendini di continuo, ho dovuto fare anche la chiusurina, altrimenti l'accendino sguscia via. Vedi? Vedete? Che sto sistemando il tappetino. Ecco qui, vedete, ho fatto una chiusurina a T, eccola qui, quindi che si tira fuori l'accendino. È molto 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 carina. Poi ho incastonato questo cabochon con la dama sul viola, ma non so perché l'incastonatura non è uscita benissimo, il che secondo me è strano perché non lo so, di solito non ho di questi problemi, invece questa incastonatura non è uscita bene, non so perché, quindi credo proprio che la farò di nuovo. Questa invece è l'incastonatura per un anello alle embroidery, uscita decisamente meglio. Vedete, ho incastonato alle embroidery, ho fatto questi picco piccolini con le 15 che sono diciamo un po' arricciati, quindi danno un bel effetto secondo me a questo cameo. E qui insomma metterò l'alcantara e poi voglio farci appunto la fascettina nera per utilizzarlo come anello. Non lo so, vi faccio venire il mal di mare perché mi rendo conto che si muovono di continuo queste creazioni e oltretutto sempre in fase di creazione ho questo bracciale sempre simile a quello appunto, il bracciale bambù, quello marrone e oro, è azzurro e nero con le bagle azzurre e nere, le 110 rocaille azzurre, e questo ancora devo terminarlo, ci devo fare la fascetta, scusate, la chiusurina a T. E quindi insomma sicuramente ci vorrà un po' di tempo. Poi avevo provato a fare, non so se vi ricordate, questa specie di bracciale col quale volevo fare appunto un bracciale rigido a tubo, però era troppo grande, allora ho provato a farlo più piccino, però vedo già che piegandolo non viene proprio il cerchio, viene un po' squadrato. Quindi devo trovare il modo di farlo diversamente, o trovare una base che mi permetta comunque di dare una forma perfettamente circolare, oppure comunque farlo in maniera diversa. Comunque questo è un tubicino più sottile rispetto all'altro. Vedete? E niente, questo per quanto riguarda appunto i lavori a peyote, i lavori alle embroidery. E ci vediamo prestissimo col prossimo video. Un bacio, ciao ciao!